La vicenda è, io ho un'opinione che va un po' guardata meglio perché un'istanza di fallimento così veloce, senza una discussione con la controparte, quindi con il gruppo, con l'azienda, su un credito, che ce ne sono tanti, chiaramente i crediti che sono ammessi in termini di pignoramenti ed altro, rispetto a una sentenza di qualche giorno fa che invece su un'altra azienda della regione, lo stesso tribunale ha ritenuto di non poter procedere su un fallimento perché, appunto, ritenendo che le società partecipate alla regione in-house non abbiano la possibilità di fallire tecnicamente. Questa è una società comunque regionale, è una società che fa servizio pubblico e quindi ha ulteriormente un altro elemento di preoccupazione, quindi bisogna capire perché c'è una decisione su una e una decisione così diversa su un'altra società. Quello che noi dobbiamo fare ora è intanto risolvere la questione. Noi dobbiamo, e l'ho anche accennato prima, oggi affrontare il tema dei 1300 lavoratori, della loro professione, del loro stipendio, della loro attività, del loro lavoro e della società, le attività di trasporto pubblico locale, che sono un servizio pubblico. Queste sono le due cose che dobbiamo risolvere urgentemente.